Per quelli che festeggiano il meno 85 di perdita con un presidente che non si sa dov'è, che non può fare conferimenti di capitale. Si legge? Numeri di calcio e finanza. Inter bilancio 2023. Perché faccio questo discorso? So che a qualcuno non piace, ma c'è un motivo per cui ti sto dicendo questo. E poi dopo te lo vado a motivare. Inter bilancio 2023, calcio e finanza, debiti e patrimonio netto. Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2023 è negativo per 161,9 milioni. L'Inter ha 162 milioni di patrimonio netto. Qualsiasi altra società sarebbe fallita. Rispetto al patrimonio netto negativo per 86 milioni del 2022. Quindi l'Inter ha raddoppiato in negativo il patrimonio netto, 161,9 milioni di patrimonio netto. Cioè, ragazzi, è una roba, questa incomincia ad essere una cosa molto, ma molto pericolosa e ti spiego anche perché te lo dico. Incomincia ad essere una roba pericolosa. Parte Inzaghi con Inzaghi, secondo me, e i giocatori, ripeto, stanno facendo benissimo. Non si è mai vista in nessun campo economico una roba del genere, ragazzi. Patrimonio netto negativo di 160 milioni. Poi di solito nel patrimonio netto ci metti o il capitale o ci giri gli utili. Qui non ci puoi mettere nessuno di due, né capitale né utili. Quindi quando ci rompono i coglioni quegli altri, siete falliti, lo so che ci dà noia, ragazzi, perché fondamentalmente non siamo falliti, siamo ancora in piedi, ma ormai siamo sotto attacco di tutti. E prima di entrare nella partita di ieri, io ti dico una cosa, visto il brutto venticello che sta soffiando quest'anno, cosa che ho detto un mese e mezzo fa, attenzione perché questi ci penalizzano, te lo dico io, proprio per questa storia qui, perché l'Inter... O spiegano quelli dell'Inter dicendo la verità ai tifosi, compresa Grantower, pubblicasse il bilancio Grantower, come mai non lo pubblica da 2 anni? Perché non vuole far vedere certi movimenti? Lo possa tenere nascosto, ci mancherebbe, le loro leggi glielo permettono in Lussemburgo. O spiegano come questa società sta in piedi, oppure noi siamo sotto attacco mediatico tutti i giorni. Il problema, sai qual è? Che stando sotto questo attacco mediatico tutti i giorni, alla fine, secondo me, creeranno zizzania. L'Inter, secondo me, il campionato quest'anno farà bene e ci penalizzeranno. Vuoi scommettere? Se non esce subito ed immediatamente il cinese, perché il cinese l'Inter non la può più sostenere. Per chi dice Ares, Ares ha bocciato un prestito all'Inter 2 anni e mezzo fa. Zhang fa il prestito ad Okri perché Okri è stata l'unica che gli ha concesso quei soldi, impegnandosi anche il buco del sedere, comprese le mutande, perché nessuno prestava soldi a Steven Zhang. Quindi Ares ha già bocciato 2 anni fa. Zhang, prima di arrivare ad Okri con quel tasso al 12, aveva già fatto il giro delle sette chiese e tutti gli avevano detto di no. Mettiamo da parte questo. Quindi occhio ad eventuali penalizzazioni perché c'è nell'aria. Io te lo dico, purtroppo si rischia, e se questo non esce subito, subito intendo oggi, domani, tanto è inutile stare qui altri 2 o 3 mesi a fare che, tanto lui ha doctrine i soldi, non glieli ridà, può andare via subito. Questo però non dipende più da lui, è vero anche questo. Parlo del governo cinese, poi ragazzi, allora per me sono tutti uguali, gialli, verdi, arancioni, abbronzati, e albini, io ho amici in tutte le parti del mondo, soprattutto per il lavoro che faccio, ma io mi sono rotto i coglioni di stare sotto regimi alla Cina, perché io sono un italiano, io pago le tasse in Italia e chi è vicino a me salva anche le vite in Italia, quindi io mi sono rotto i coglioni di questo regime cinese, non ne posso più, perché veniamo bombardati tutti i giorni, anche ieri sera i falliti, come fanno a stare in piedi, ormai è un continuo. Ma siamo noi che prestiamo il fianco, vuoi perché all'Inter non parla nessuno, vuoi perché l'Inter non si capisce come possa reggersi e a livello economico in piedi. I campionati si vincono anche rispettando l'avversario. Molti di voi sono incazzati perché ho sentito dei discorsi, ma c'è gente come Caviglia, Nicolussi, Cambiaso, Gatti, Rugani, devi andare a Torino e dargliene tre. No, non funziona così, ragazzi.
Io invece ti dirò di più, io ho visto un altro segnale di crescita ieri, rispettando un avversario che ti aveva già dimostrato che era pericoloso come una vipera. Fanno un'azione e fanno un gol. Movimento di De Vrij, sicuramente lì c'è Dumfries che perde palla, lo sappiamo tutti. De Vrij non rallenta la corsa e non va sull'uomo, e va sul portatore di palla, ma anche lì non ci va nemmeno deciso. Quindi quello è un errore clamoroso di De Vrij più che di Dumfries. È vero che anche Dumfries perde la palla, ma avevano fatto vedere comunque loro sono pericolosi, ragazzi. Te l'avevo detto, ci sono dei giocatori spremuti dalle nazionali. C'è Sanchez che non ha rispetto per chi gli paga lo stipendio perché arriva infortunato un giorno dopo. Siamo sempre alle solite, perché queste cose qui, ragazzi, bisogna dirle. Bisogna dirle. Sanchez non ha rispetto per chi gli paga lo stipendio. Sanchez in una società, anche a livello, vedi, gestionale, ti sembra normale quello che fa Sanchez? Faglielo fare in un'altra società. Arriva un giorno dopo e arriva infortunato. Lui non gliene frega un cazzo, ma ti sembra normale a te mandare un 36enne, un 35enne a giro per le nazionali che ti torna infortunato? E metti Arnautovic, quell'altro mettono Milik e mettono Kane. Te metti Arnautovic, ma Arnautovic è un altro giocatore alla frutta bollito ormai. Di cosa ragioniamo? Quindi io sono contento del pareggio di ieri, dico la verità. Poi è vero, loro mi sembra hanno il Frosinone, il giorno prima di noi, potrebbero passarci, noi abbiamo il Napoli, tutto quello che ti pare, ma i campionati, ragazzi, si vincono anche rispettando l'avversario. Non sto parlando di paura, io sto parlando del rispetto che te devi avere in campo per l'avversario. Non devi essere troppo spavaldo, perché l'anno scorso siamo andati lì spavaldi e abbiamo preso due pene, capisci? Ben, è un buon punto, fidati. Lo so che non ci soddisfa in pieno, grazie al Kaiser, ma è un buon punto. Te lo fa capire, è un buon punto, anche Allegri che dice sul gol dell'Inter, due o tre giocatori dovevano far fallo. Questo ti fa capire in che contesto ha giocato l'Inter, perché questi nel secondo tempo hanno piazzato la linea Maginot davanti alla porta e ciao mamma. Ripeto, Allegri in conferenza stampa dice sul gol dell'Inter c'erano due o tre giocatori, dovevano, almeno ce n'erano tre che dovevano far fallo. Nessuno di questi tre ha voluto far fallo. Ti fa capire in che contesto abbia giocato l'Inter ieri sera, visto. Questo ti fa capire tutto. Grandi rifiutati di quelli che sono stati strizzati in nazionale, perché poi ragazzi, anche noi, questa rosa favolosa che hanno così voluto descrivere il leccaculo del cinese non è mai esistita. Non c'è una rosa straordinaria, c'è una buona rosa per il campionato, c'è una rosa non idonea per tenere le due competizioni, perché tanto sono sempre quei 13-14 che giocano. C'è un giocatore, Meturam, che è l'unico, cioè che si tira addosso tre giocatori, che fa il sesto assist vincente del campionato. C'è un Lautaro Martinez favoloso, e anche lui tocca quella palla e fa gol. Cosa ti avevo detto prima della partita della Juve? Bisogna essere cinici contro di loro, e lo siamo stati, perché alla fine l'unica cosa che ci è capitata l'abbiamo concretizzata, quindi va bene così. Io vedo dei lati positivi, ragazzi, della partita di ieri. Molti di voi ho visto che sono amareggiati, io no. Io ci vedo un'altra crescita dell'Inter invece. La mia paura non è di questa squadra, la mia paura, te lo ripeto, già si sentono delle vocine strane, che vedi, i dati sono usciti su Calcio e Finanza, occhio, perché questi ci penalizzano. Se il cinese non si toglie dai coglioni subito, occhio, perché questi ci penalizzeranno. Vogliamo scommettere? Ciao Inter!